di Dio. Vogliamo meditare la parola del Signore, vogliamo leggere nella parola di Dio, nel primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, capitolo 1, leggeremo solo il versetto 3. Libro della Genesi, capitolo 1, leggeremo il versetto 3. Amen. Il Signore sia lodato. Dio disse: sia luce, e luce fu. Gloria a nome del Signore per questo versetto. Gloria a nome di Dio per queste parole espresse in questo versetto della sua santa e meravigliosa parola. Gloria a nome del Signore per le meraviglie che Egli manifesta attraverso la sua parola. Cosa il Signore vuole dire ai nostri cuori questa sera? Che cosa il Signore ha preparato per ognuno di noi questa sera? Sapete, il libro della Genesi rappresenta il libro dell'inizio, il libro in cui è iniziato ogni cosa, è iniziata la creazione del mondo, dell'universo. Nel libro della Genesi vediamo la creazione dell'uomo e della donna, nel libro della Genesi vediamo la creazione del popolo di Dio, il popolo di Israele. Nel libro della Genesi vediamo l'inizio veramente di tutte le cose. E in questo testo che noi abbiamo letto, questo verso che noi abbiamo insieme considerato, fa parte del primo capitolo in cui c'è la creazione del cielo e della terra, in cui c'è l'ordine stabilito dal Signore. Sapete, in questo libro della parola di Dio, noi possiamo individuare in Dio l'Iddio creatore, e nell'Iddio creatore noi individuiamo la potenza del nostro Signore, individuiamo la potenza del nostro Signore nella creazione dell'universo, nell'ordine che Egli ha stabilito nell'universo, nella perfezione con cui Egli ha creato tutte le cose. Gloria al nome del Signore per ciò che Egli è. E anche la creazione ci permette di conoscere sempre di più il Signore, ci permette di conoscere meglio l'Iddio che noi serviamo e adoriamo. Gloria al nome del Signore. Vedete, il Signore ha creato il cielo e la terra, il Signore ha creato l'universo, il Signore ha creato l'uomo e la donna, e il Signore ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, il Signore ha creato l'uomo ponendolo nella condizione di pace e di comunione con Lui, nella condizione veramente di stare nella serenità. In tutto ciò che Dio aveva creato c'era perfezione. Gloria al nome del Signore. Ma fratelli, cari nella grazia, amici che siete in ascolto, l'uomo ha deciso di disubbidire al Signore. In questo modo è stato creatore di tenebre su se stesso e in se stesso. L'uomo ha creato intorno a sé tenebre e ha creato nel proprio cuore delle tenebre oscure, nei propri sentimenti ha creato la malvagità. Egli è stato promotore con la sua disubbidienza di peccato e di morte. Fratelli cari nella grazia, amici che ci seguite e che siete in ascolto, questo verso ci parla di qualcosa di importante che noi possiamo relazionare all'uomo stesso e che possiamo relazionare ad ognuno di noi. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio disse: sia luce, e luce fu. Gloria a nome dell'Eterno, gloria a nome del Signore. In che modo questo verso si può applicare alle nostre vite? E si può applicare alla vita dell'uomo in generale. O vedete, l'uomo proprio in questa condizione così disastrosa, in questa condizione che egli aveva creato con la sua disubbidienza, è stato in ogni caso graziato dalla potenza e dalla misericordia di Dio stesso. Dio ha mandato il suo unigenito figlio a morire per i peccati dell'umanità.
Dio ha mandato il suo unigenito figlio a morire sulla croce e la morte e la risurrezione di Gesù rappresentano la vita che Cristo può dare alle anime, rappresenta la luce che Dio può donare a tante vite che vivono nelle tenebre. Sì, perché l'uomo ancora oggi vive nelle tenebre. L'uomo ancora oggi vive circondato da tenebre, ripieno di tenebre. Egli è circondato da tenebre per tutto ciò che accade intorno a noi. È evidente che ci sono tenebre dovunque e che le tenebre del peccato invadono la vita delle persone. L'uomo è ripieno di tenebre perché i suoi sentimenti sono malvagi, perché i suoi pensieri, i suoi atteggiamenti sono malvagi e l'uomo vive sotto il potere delle tenebre, giace sotto la schiavitù delle tenebre. E questo si vede in tutto quello che circonda l'uomo: la lussuria, il peccato, la gozzoviglia, il divertimento, l'alcol, la droga, o tutto quello che sembra in un certo senso appagare l'essere umano lo porta alla distruzione più totale. Tutto quello che sembra dare un sospiro di sollievo all'essere umano lo porta ad asfissiare, lo porta ad ammazzarlo completamente. L'uomo circondato da tante tenebre vive nel peccato, nelle tenebre del peccato. Ma gloria al nome del Signore. Perché il nostro Gesù, il mio, il tuo Gesù, gloria al nome di Dio, è venuto su questa terra, ha donato se stesso affinché tu oggi possa dire: Signore, entra nel mio cuore, metti luce, e Dio è potente a ristabilire l'ordine nel disordine creato dal peccato. Dio è potente a ristabilire l'ordine nel caos creato dalle tenebre del peccato all'interno del tuo cuore. Dio questa sera stessa può intervenire nella tua vita e mettere perdono, purificarti da ogni specie di male. Egli lo può fare. Sapete, le tenebre sono nel cuore dell'uomo, le tenebre sono in quello che circonda l'uomo. Le tenebre non risultano essere solo ed unicamente una condizione di peccato per l'uomo, ma le tenebre vengono rappresentate anche in ciò che l'uomo affronta e molto spesso si può sentire e si può vivere, percepire la fragilità dell'essere umano. Vedete che intorno a noi gli uomini sono sempre più fragili, vivono nelle tenebre della paura. Vivono nelle tenebre dell'ansia, ormai l'ansia sta portando l'uomo veramente ad una condizione estrema, una condizione invivibile, una condizione di asfissia dell'anima. Non riesce più, insomma, a respirare, tanto questa condizione lo porta a veramente ad annullare, ad annichilire totalmente se stesso. L'uomo vive nelle tenebre dello sconforto. L'uomo vive nelle tenebre della tristezza, l'uomo vive nelle tenebre della delusione, l'uomo vive nelle tenebre dell'afflizione, dell'amarezza, del rimpianto, l'uomo vive nelle tenebre più oscure e molto spesso è così avvolto da queste tenebre che altro non può fare che isolarsi, mettersi da parte, sedersi perché non ha neppure la forza di rialzarsi. Ma Dio dice luce. E se Dio dice luce, luce può esserci nella tua vita, sia nella condizione delle tenebre del peccato, sia nella condizione delle tenebre dell'ansia, della paura, dell'amarezza, della delusione o dello sconforto, dell'angoscia. Dio può mettere luce nella tua vita se tu lo desideri. Gloria al nome del Signore. Ma notiamo il testo. Dio disse sia luce e luce fu. Dio disse sia luce, non è un uomo che dice sia luce e luce è. Quello che dice l'uomo non può essere stabile. Quello che Dio dice è.
Quello che Dio dice risulta essere stabile e eterno, ma quello che l'uomo dice dura oggi, ma poi non dura più. L'uomo risulta essere fallace, l'uomo cade, l'uomo risulta veramente essere inaffidabile. E quando l'uomo cerca di dare luce ad un cuore, risulta sempre fallire perché non è in grado di poter dare luce ad un cuore. Solo Dio è in grado di dare luce ad un cuore. Solo il Signore è in grado di rischiarare le tenebre di un cuore in maniera incondizionata, in maniera perfetta, in maniera stabile come Lui, che è un Dio fedele, sa fare. E nessun altro. E nessun altro. Il Signore può dire sia luce, e luce è. Egli ha mandato il suo unigenito figlio, egli ha mandato Cristo Gesù alla croce. Cristo è venuto su questa terra a donare il suo sangue, ed egli oggi, per mezzo di quel sangue, egli può entrare nel tuo cuore, o egli può entrare nella tua vita e può mettere luce lì dove luce non c'è. Può mettere soluzione lì dove c'è solo problema, ed è un qualcosa che solo il Signore, l'Iddio degli eserciti, il Re dei Re, il Signore dei Signori può fare, e nessun altro. Ed è vero ed è ancora attuale il messaggio della parola di Dio, che dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E quanti di noi possono dirlo? Veramente quanti di noi hanno realizzato questo privilegio? Quanti di noi hanno aperto il proprio cuore al Signore facendosi trasportare dalle tenebre alla luce come solo Dio può fare? Dio lo può fare anche nella tua vita. E diversamente dagli altri, se gli altri vengono meno diversamente dagli altri, Dio, se interviene, se lo lasci intervenire nella tua vita, egli lascerà una traccia indelebile e la sua meraviglia si manifesterà nella tua vita. Oh, Dio ha sempre lasciato tracce indelebili quando c'è stato il suo intervento. Sapete, mi piace ricordare a tutti voi, fratelli, sorelle, amici che ci seguite, degli episodi particolari della parola di Dio. In tutta la parola di Dio c'è l'intervento di Dio e la traccia meravigliosa e stupenda che Dio ha lasciato. Vedete, c'è un ricordo particolare, c'è un evento particolare nella parola del Signore. Si parla di una donna, nel mentre Gesù camminava per una città. Egli era lì in quella città e c'era una donna dal flusso di sangue che viveva nelle tenebre fisiche perché ella era malata e nessuno poteva dare, insomma, una soluzione a questo problema drammatico. D'altronde era anche nelle tenebre, del proprio cuore, perché questa condizione poi esterna la portava a realizzare, a vivere una condizione interna sicuramente non piacevole, la portava ad una condizione di tenebre, di paura, di angoscia, di dolore. Erano anni che ormai viveva in quella condizione senza che nessun medico potesse dare soluzione alla sua vita, senza che nessuno riuscisse a dare una parola di conforto veritiera, ma che in un certo senso potesse mettere luce e rischiarare totalmente quelle tenebre in quel cuore. Ella seppe che Gesù stava in quella città, si appressò verso di lui, toccò il lembo della veste di Cristo ed ella fu guarita. Ecco che il Signore in quell'occasione lasciò una traccia meravigliosa nella vita di questa donna. Il Signore non solo diede guarigione fisica a questa donna, ma egli riuscì a penetrare col suo amore, con la sua potenza, e riuscì a penetrare con la sua grazia in questo cuore. Egli riuscì, gloria al nome del Signore, a penetrare con la sua pace in questo cuore.
riuscì veramente ad invadere della sua presenza questo cuore e questa donna finalmente risolto questo problema, avendo realizzato la potenza di Cristo, finalmente quelle tempeste riuscivano ad acquietarsi nella propria vita e il chiarore della potenza di Cristo si manifestava in quella vita che fino a quel momento era piena di tenebre. Dio lo può fare. E vedete che il testo continua, si parla della figlia di Jairo, il capo della sinagoga che aveva una figlia ammalata e che si appressò al Signore chiedendo aiuto e ad un certo punto dalla casa di quest'uomo vennero degli uomini a dire non incomodare il maestro perché tua figlia è morta. Gesù in quell'istante pronunciò delle parole di incoraggiamento per quell'uomo. Lo incoraggiò a continuare a credere, ad avere fede nella potenza di Dio. Cominciò a continuare, continuò, diciamo, nel suo incoraggiamento e gli abbracciò col suo amore quell'uomo affinché la sua fede non venisse meno in quel momento. Il Signore Gesù entrò in quella casa nonostante la derisione di tutti quanti intorno, nonostante l'incredulità degli uomini, nonostante nessuno ormai credeva più nel miracolo, Gesù entrò in quella stanza, pronunciò delle parole, la sua presenza, le sue parole penetrarono nelle tenebre della morte e strapparono quella bimba dalle tenebre della morte e la riportarono nuovamente alla luce della vita. Gloria al nome del Signore. Queste sono opere che solo Dio può compiere. Queste sono opere che solo Dio può fare. Queste sono opere che solo Gesù sa realizzare nella tua vita. E sai, caro amico che sei in ascolto, fratello, sorella, il Signore conosce la nostra situazione. Il Signore conosce bene la nostra famiglia e conosce bene le nostre condizioni, la nostra condizione di peccato o la nostra condizione di angoscia, di solitudine, di amarezza o di ansia, di paura. Il Signore conosce bene ogni cosa di noi. Ed egli questa sera sta dicendo ad ognuno di noi, io posso dire luce, io posso dire luce e mettere realmente luce. Dio lo può fare nella tua vita, Dio lo può fare nella tua vita. Il motivo per cui sei qui questa sera, il motivo per cui sei in ascolto questa sera è perché tu potessi ascoltare questo messaggio di grazia, di incoraggiamento che Dio vuole dare alla tua vita. O se tu vivi le tenebre del peccato, se tu vivi le tenebre della morte, se tu vivi le tenebre dell'ansia, della paura, dell'angoscia, Dio è colui che dice sia la luce e luce è, perché se parla a Dio, egli è stabile nelle sue grazie e nelle sue promesse. Affidati nelle mani del Signore, il Signore è alla porta del tuo cuore, permetti a Dio di vivere totalmente nella tua vita, al primo posto della tua vita, e tu vedrai quella luce che con la sua infinita ed eterna potenza rischiarerà le tue tenebre e metterà luce lì dove luce non c'è. Dio ci benedica.